com'è bella la montagna, terra mia, com'è bella. Eh? Sei felice? Che mi hai fatto oggi, sei felice? Oh, vedi, ma che c'è? No, perché ho un'adorazione per lui e lo sa. Grazie. Ma che meraviglia, grazie. Senti, terra mia, ovviamente Napoli, ovviamente Pino Daniele? Terra nostra, certamente, sempre Pino forever. Qualcosa ricordi del vostro incontro che più via, che più ti porti dentro? Ma il Diaz, la scuola che lui frequentava, il conservatorio, la strada di San Sebastiano dove vendono gli strumenti e poi questa grotta nella Sanità dove abbiamo cominciato i primi suoni. La grotta nel rione Sanità? Nel rione Sanità, sì. Parla un po' più voce perché Pino non sente bene, scusa. Una grotta nel rione Sanità dove abbiamo cominciato a suonare i primi suoni e poi sono nate le sue prime canzoni. Allora, adesso vi faccio vedere, tanto per rimanere in tema sanremese, il Sanremo 2021, Enzo Avitabile e i Bottari cantano Caravan Petrol, con voi c'erano Amadeus e Fiorello. Vai! Come si bella cavalla stu cammella, coppe nova la tragolla, codurbande un archine. Uè, si è curioso, mentre scava stu portuse, scuota della nonna e dosa, coppe droio, non c'è sa, ma chi t'ha fatto fa? 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 Caravan Pedro, Caravan Pedro, muove, Caravan Tafogana, Caravan Pedro. Come si bella cavalla stu cammella, coppinova la tragol, porturbando un artile. Uè, si è curioso, mentre scava stu portuso, scorda della nonna e tos, coppa il droio, non c'è sta, ma chi t'ha fatta fa? Ma chi t'ha fatta fa? Ma chi t'ha fatta fa? A me! Ma chi t'ha fatta fa? A te! Caravan Pedro, muove! Caravan Pedro, fuggono! Caravan Pedro, Caravan Pedro. Questo ci spiega che la musica parte da Napoli e torna a Napoli, fa il giro del mondo e torna a Napoli in qualche modo, la grande musica. Napoli è la casa madre, vero? Chiaramente innanzitutto con la sua lingua dialettale e poi con questi suoni che provengono dall'antica Grecia, con le sue melodie, le sue armonie, accoglie i suoni del mondo. Li ricicla e ne nasce un suono che diviene giorno per giorno. Perché dove c'è apertura e scambio escono sempre cose buone. Dalla chiusura non nasce niente, dall'apertura nasce tutto. Diciamo una musica che potremmo definire amare le differenze. Bravi, benissimo. Senti, Amadeus Fiorello, come si sono comportati l'anno scorso? Sul groove, sono entrati in questo movimento. Sul groove? Il groove. Il groove. Cioè, il movimento ciclico ma delle parti ritmiche. Ma chi l'ha conciato? Gliel'hai chiesto te? Te l'hanno chiesto loro? Com'è andata? No, ho sempre fatto delle cose con Fiorello in occasione del film di John Turturro. Decidemmo di fare un arrangiamento particolare con i Bottari. Cioè, eravamo io, John Turturro e Fiorello, Fiorello. Perché no? Quindi nacque questa cosa e poi io fortemente chiesi, Fiorello, facciamolo questa cosa, facciamo. E lui mi ha accontentato. Allora, pensate a questo signore che sta qua di fronte, ha lavorato con, poi ovviamente non saranno tutti, James Brown, Tina Turner, e poi De Gregori, Pino Daniele, Tony Esposito, Renato Zero, dimentico qualcuno? Guccini. Franco Battiato. Oddio Battiato, quanto lo amavo. Certo. Ce l'hai un aneddoto di Battiato? Sì, mi chiamava Cumpari, quindi io andavo spesso, si dice, vai a prendere guida. Quindi gli chiedevo qualche consiglio, come faccio spesso con i miei colleghi, no? Hai bisogno di questo scambio. E lui mi diceva, compari, dammi il tempo di riflettere. Era grande. Compari. Compari, è bello.
Ma su che cosa, ad esempio? Devi riflettere su cosa? Sul titolo, non lo so, il titolo di un disco, per esempio. Black Tarantella, che ne pensi? Ti piace? E lui ti dice, e tu ascoltavi quello che ti diceva? Dice, ascoltavo, nel senso, mi piaceva questo scambio costante di idee rispetto a queste nuove proposte che volevo, che avevo intenzione di fare. E adesso ci vediamo un po' di medley dei tuoi successi, dai! Valena fumme cielo grigio, quando a mano vostro ne arrivate, e poi paura che la nuova, mese deserto, rami se. Chiamalo fratello sol, e ti regalerà la vita. Stendigli la mano e non la mente, e parla senza aver paura. Senti, raccontami invece di James Brown. James Brown lo sentivo dal jukebox e quindi il mio desiderio era di incontrare tutti quelli che stavano in quella scatola magica, no? James Brown, Tina Turner, Africa Bambaataa. Questo sogno si è avverato e quindi ho fatto 6 concerti e delle jam session con lui. 6 concerti. Primo incontro con la musica afroamericana, la seconda con i grandi della world music, Khaled, Houston Durr, Manu di Bangkok. Come no? E poi mi è piaciuta tanto l'ultima con i miei fratelli italiani, insomma. Senti, ma perché ti disse James Brown, ricordati che io sono l'uomo più veloce del mondo? E più veloce di me c'è solo Dio. Più veloce di me c'è solo Dio. Sì, ma io sono andata a fiducia, non sono entrata nella polemica. Pure perché mi regalò le sue scarpe. Sai che mi regalò questo stivaletto, sopra c'era scritto Soul. Ti regalò le sue scarpe? Sì, le sue scarpe. Io le ho consumate praticamente. Ho scritto Soul? Soul, sì, bellissimo. Dove stanno le scarpe? Ce le potevi portare? Dove stanno? Si sono perse. Si sono perse. Come perse? Le scarpe consumate, le ho tenute giorno e notte. Senti, vi faccio vedere adesso perché si apre, diciamo così, un florileggio di omaggi a Enzo Avitabile. So che la vita peraltro non è stata semplicissima per te e quindi sono ancora più contenta di averti qua oggi. Grazie. E di celebrarti. Poi ne parleremo se Grazie. Vuoi. Certo. Ladies and gentlemen, Jovanotti! Carissimo Enzo, amico mio, che bello poterti salutare, anche se non ci possiamo abbracciare in questo momento, ma l'abbiamo fatto recentemente perché da poco ci siamo visti in studio di registrazione un paio di mesi fa per una collaborazione che dovrebbe andare in porto quest'anno. Non vedo l'ora di rivederti Enzo, mi fa molto piacere ogni occasione per celebrarti, per ricordare che artista sei, che musicista incredibile, uno dei più grandi musicisti del mondo, davvero per me sei un faro, per me lo sei sempre stato, da quando ero bambino, pensa, mi ricordo ero piccolo e cominciavo ad appassionarmi alla musica con un ritmo che avesse un groove, e ascoltai Soul Express, mamma mia, la sentii alla radio e dissi ma cos'è sta roba, ma non è italiana questa qua, è qualcosa di più che italiana, è mondiale, entrò nella mia vita il concetto di una musica che parlasse una lingua globale, ma non nel senso della globalizzazione, quanto della globalità dell'anima, la musica dell'anima del mondo, delle persone, no? E questa cosa qui è la grandezza di Enzo, un musicista incredibile, qualsiasi strumento gli metti in mano fa i miracoli, e rende il San Gennaro della musica, di gioie o sangue, è incredibile, un musicista incredibile, non a caso insomma uno come un regista come Jonathan Demme ascoltava, sapete la storia, fatevela raccontare la storia perché è bellissima, la storia di come è nato il film di Jonathan Demme, del grande regista, del suo amore per Enzo, perché chiunque ascolta la musica di Enzo dice ma cos'è sta roba qua, da dove viene, ma da che pianeta viene, da questo pianeta, dal suo cuore.
mi ricordo cosa pensava Pino di Enzo. Pino aveva una stima immensa, una simpatia, un'amicizia, ma una stima proprio. Diceva: Enzo è il numero uno, Enzo è un grande musicista, è così, una grande anima, un grande musicista ha sempre una grande anima, queste due cose non sono mai distinte, se no è solamente tecnica, sono solamente numeri. Enzo abitabile. Un gigante, spero di vederti presto, di continuare a lavorare insieme. Un abbraccio a tutti, buona giornata, grazie. Ciao Enzo, ciao. Grazie Giovanotti, grazie Lorenzo, anche per aver citato. Lorenzo è geniale, ormai è un guru, diciamo, per noi è importantissimo. No, anche per aver, poi mi ha dato un aiuto per l'intervista Jonathan Demme, che vi ricordo è il regista del Silenzio degli Innocenti, vi ricordate come si chiamava lui, il personaggio del Silenzio degli Innocenti? Hannibal Lecter, bravo. Ma perché? Che hai combinato pure con... A proposito di Lorenzo, Lorenzo ha avuto un'intuizione. Quando ho fatto il primo lavoro con Africa Bambaataa, perché James Brown mi fece conoscere Africa Bambaataa, facemmo questa operazione sul primo rap. E Lorenzo, che aveva 1, 2, 3 giovanotti, ci invitò alla sua trasmissione. E questa cosa, secondo me, fu una cosa importantissima, perché ci diede la possibilità di introdurre questo linguaggio che poi è stato un seme nelle periferie, diciamo, del sud e della mia città. Jonathan, quando abbiamo fatto la seconda tournée in America, la BBC World ci diede queste 4 nomination per la World Music. Le radio cominciarono a trasmettere qualche pezzo, lui in una notte scarabocchiò velocemente il nome e ne fece una sua ricerca personale. In occasione del Napoli Film Festival volle incontrarmi. Io ricordo che andai da Buontamarro, portai tutti i dischi, perché giustamente scoprì che lui già aveva acquistato tutto, ce l'aveva tutto, e dice: si ascolta a casa noi mia. Noi siamo sempre un po' così in soggezione, invece un grandissimo regista hollywoodiano. Io ascolto da 3 anni a casa solo la tua musica e voglio fare un film sulla tua vita musica. E così con Rai Cinema e la Dazzle Communication, il mio produttore Andrea Aragosa, abbiamo fatto questo lavoro stupendo con Enzo Abitabile Music Life. Senti, ma dice che qualunque cosa ti mettiamo in mano tu la suoni? Che cos'è? Questa è una pentarpa napoletana, 6 corde e 5 note, che ho fatto ricostruire. È un suono povero, va accordato un attimo. Ma questi anelli che anelli sono? Chiamano baciamano, metà bracciale. È un baciamano. Ma sì. C'è una Vergine Maria qui e dall'altra parte. Questa è un crocifisso. Questa è la medaglia miracolosa e questo è un crocifisso, perché io sono cattolico praticante. Bravo. Senti, sentiamo Giorgia, poi ascoltiamo la tua. Ladies and gentlemen. Giorgia! E poi l'ascoltiamo. Io ho avuto la grande fortuna di incrociare la mia strada musicale con quella del maestro Abitabile. Per me Enzo è un maestro ed è un vero artista. E poi svegliarsi essendo alba, addormentarsi essendo notte, volare essendo cielo. L'artista è colui che crea l'arte, che la inventa là dove prima non c'era. Nel 1995 mi ha scritto una canzone che si chiama C'è ancora mare, che credo possa essere definita una canzone che non ha tempo, non si può chiudere in un genere. È una canzone in cui c'è tanto di lui, della sua ispirazione, che è sempre rivolta, sempre qualcosa di spirituale, e quelle armonie che sono tipiche sue, che risentono della sua grande cultura musicale, ma anche proprio della sua natura, della sua nascita. Lui è mediterraneo, ma è anche americano, è anche arabo, ha in sé un incrocio di culture, di note, di melodie che gli girano continuamente nella testa e che lui riesce a trasformare e a regalare nuove, come fossero nuove. E poi gli voglio bene, tanto. Ciao Enzo. Sei contento di questo messaggio, Enzo? Bellissimo. Ecco, grazie Giorgia. E ora ascoltiamo Enzo Abitabile, Gianluigi Difensa e Emidio Ausiello. Alle percussioni abbiamo chitarra e percussioni, voce e, come si chiama questo strumento? Pentarpa.
Pentarpa, arpina. Pentarpa in tutte uguali songhe a creature. Prego. Tutte uguali songhe a creature. Vivono sotto terra bucaresta, snippano con la rinde busta, pagatate invece ancora un coppe mura, stanno a zaccate schizzolo e chiedevo aiuto, niente favela tutta arrabbazzata, stella c'è voglia di luna m'appucciata, piazza grigliere mamma africana, sporca chi di fama non arriva a di mano, e tutte quelle songe creature, nessuno è figlia e nessuno, e tutte nate dall'amore, se sa come si nasce ma non sa come si muore. E tutte quelle songe creature, nessuna è figlia, nessuna. Farà fini, farà bello, nitido, futtare di quella, folleia che la meno pulula matara. Farà fini, farà bello, nitido, futtare di quella, folleia che la meno pulula matara. Oh, Nikidon, tara di qui la donchella, oh Nikidon, tara di qui la ni donchella, oh Nikidon, don, don, tara di qui la donchella, oh Nikidon, tara di qui la ni donchella, mi nomo estas bebo, mi parola sen esperanto, me sago de espero, de la infano y de la mundo, en verda erbello, mi volas fludi en blua cielo, mi volas ludi. E tutte quelle songe creature, nessuno è figlia di su. E tutte nadano all'amore, se sa come si nasce ma non sa come si muore. E tutte quelle songe creature, nessuno è figlia di su, nessuna. Napoletano, Swahili ed Esperanto per i bambini del mondo. Che sono, come dici tu, tutti. Tutti uguali song e creature. Giuliano San Giorgi, e poi ci ritroviamo qui. Un altro omaggio. Ciao Enzo, ciao Enzo, ciao a tutti. Sono qui soltanto per esprimere la mia più grande stima per un amico, per un uomo, per un grande artista. Enzo Avidabile, veramente nella mia vita è stata una delle più grandi sorprese, mi ha regalato un momento incredibile quando ha dedicato a Stella la canzone appunto che ha usato come soundtrack per il remake di Natale in casa Bubiello. Enzo sa quanto sia legato per amor di padre, madre e famiglia a Edoardo De Filippo e la sua commedia, le sue opere, soprattutto a Natale a casa Rubino. Quando è nata Stella ha scritto questa canzone stupenda, dedicandola alla nascita di questa creatura meravigliosa che è Stella, che è mia figlia. Che cosa posso dire oltre che sentirmi onorato di un omaggio così grande? Lo racconto spesso a Stella, di chi sia zio Enzo Avidabile. Spero con tutto il cuore di riabbracciarti presto Enzo, di riabbracciare tutti voi prestissimo. Un bacio grande a tutti. Dimmi caro. Dicevo che Giorgia The Voice, no? Giuliano Giorgia pure The Voice, sì. Sono secondo me straordinari. Giorgia riesce veramente a far diventare la parola suono. E Giuliano? Suono parola. Giuliano è musicista, insieme? Scrive benissimo, è un grande autore, è un grande amico, è un grande performer. Come dicevamo, dicevo prima in apertura di questo spazio, che la vita non è stata semplicissima, no, per Enzo. E quindi questo affetto a noi piace ancora di più, certo, ridedicartelo, perché grazie. Oggi vuole essere anche un po' una grande festa e siamo felici, grazie, di aver ascoltato anche questo pezzo bellissimo. Bellissimo, grazie. Bellissimo, come diceva Giorgia, tu hai la musica, le parole del mondo dentro. Sì. E poi è meraviglioso questo suo distacco anche dai grandi nomi che abbiamo fatto, no? Dai grandi incontri. Vive tutto con una naturalezza. E con ma perché la musica unisce. Perché poi, è un grande, fine. È un grande. E perché Enzo, Enzo, appunto, tanti successi. Poi tu eri sposato con la tua compagna di banco, sì, praticamente. Con Maria, sì, sì. Purtroppo Maria, in modo repentino,
si ammala di... Sì, di cancro. Di cancro e ti lascia... Con Connie e Angela che sono, erano piccole, insomma. Quanti anni avevano le ragazze? 14, 13, 15, 14. Quindi tu praticamente hai cresciuto le tue due figlie da solo con un dolore enorme, che è stato quello di perdere l'amore della tua vita. Ho cercato di fare anche la mamma, però con la consapevolezza di non saper fare nemmeno il papà. Quindi era una cosa abbastanza complicata. E poi cercare di ricreare una famiglia monca, però che aveva come spirito, comunque lo spirito della mamma. Sempre presente. Sono sicuro che l'hai fatto benissimo. Pubblicità e poi ci racconti qualche altra cosa. Grazie. Abbiamo il piacere di aver ascoltato un grande artista internazionale, davvero la parola è esatta, Enzo Avitabile, e ci stavi raccontando però una cosa personale che è sempre bello raccontare per poter dare a chi ci ascolta anche, non dico un esempio perché tu sei così umile che non parleresti mai di te stesso come esempio, però posso immaginare cosa deve essere stato dopo aver perso la donna della tua vita. Vi conoscevate da quando eravate 17 anni, andavate sì, al mare insieme, certo, giusto? Come Torre si chiama? Del Greco. Maria. Maria. Sì. E tu dicevi prima, appunto, sono stato una mamma, ho cercato di fare la mamma senza neanche sapere fare come si faceva il papà. È naturale. E come hai fatto? Cioè, che cosa ti sei ispirato? Come hai fatto a crescere due figlie? Mi hanno aiutato le mie figlie, Connie e Angela, perché avendo questo lavoro poi devi pensare che io ho cominciato a girare proprio tutto il mondo con i Bottari, con il mio produttore Andrea Ragusa, proprio quando Maria poi è andata via. Quindi andavamo, facevamo tournée all'estero. E queste due belle ragazze che vediamo nelle foto, che avevano, erano esatto, l'epoca adolescenti, che sì, facevano? Sì. Studiavano e oggi una è chimica e un'altra è biologa. Quindi sono ricercatrici. E quando tu giravi, che fai? Loro venivano con te? No, assolutamente. Stavano a casa, aspettavano e organizzavano la famiglia come se fosse la mamma. Questa cosa per me è stata una cosa incredibile. E c'è qualcosa che non hai mai detto loro che vorresti dire loro, o vi siete sempre detti tutto? No, che sono orgoglioso di loro. Un dolce. Di che cosa sei più orgoglioso? Della dedizione, del fatto di credere profondamente che tutte le persone a svantaggio hanno un'unica possibilità, che è quella di studiare e di dedicarsi e di credere nei sogni e nelle probabilità e di avere una fede. Altrimenti si prendono strade che, ahimè, non sono confortevoli. Quanto è vero. Senti, Enzo, peraltro io ho visto che sul tuo come si chiama, sul baciamano... Baciamano, questi sono... Che è anche un po' arabo o è napoletano, dato qual è l'origine? Perché noi lo vediamo, no, nelle foto delle donne tunisine... A me io regalo una donna araba. Donna araba, infatti. Sì. Tu però qui hai una Madonna e un crocifisso. E so che ti sei anche avvicinato al buddismo, però. Tina Turner mi avvicinò al buddismo di Nichiren Shonin. E io ne restai folgorato. Per 4 anni mi sono dedicato a questa pratica, che non è una religione, ma una sorta di disciplina spirituale. Poi la seconda volta in America, con Corrado Rustici, conobbi Sri Chinmoy, che era anche il guru di Carlos Santana, della moglie di Clarence Clemons, e mi avvicinai a questa sorta Clarence Clemons, quello di sassofonista di Bruce, quello sì, di Bruce, certo, che uno a caso, che è quello che mi ha... Ma Bruce l'hai conosciuto? Sì, ho conosciuto loro, certo, quando sono stata a Sausalito. E poi che cosa avete fatto? Io ho fatto un disco lì, quindi a Sausalito c'era Clarence, che sapeva che a me piaceva il Kentucky Fried Chicken. Sì, il pollo fritto. E lui mi imitava a casa e mi faceva il pollo fritto e poi mi costruiva questi becchi per sassofono, il bocchino. Clarence, me ne ha fatto uno per tenore che io uso da sempre. Vabbè, quando ripassi a Sausalito salutaci Bruce, perché insomma c'è in libreria questo libro magnifico con Barack Obama, Bruce Springsteen e Barack Obama, veramente. Poi dopo la morte di Maria sono tornato un cristiano, prima un cristiano però in cammino. Nel senso che mi sono detto, voglio portarmi a casa però pure le conoscenze che ho fatto nelle altre esperienze con gli altri popoli della terra. E con Angela mi hanno aiutato in questo percorso di ricerca. Bravo. Bene, Massimo, ci vuoi... L'emozione è tanta. Bello. Vi voglio portare a Napoli. Bravo, dai, vai. L'onore e la gioia di conoscere Enzo Avitabile non poteva
che portarci a Napoli oggi. Il nostro quiz per gli affetti stabili, Enzo, assolutamente non è. Non ti sentire sotto pressione, no, perché il quiz è per loro. Oggi abbiamo il nostro primo della classe, Pino Strabioli, che di solito indovina sempre. La domanda oggi non è difficile. L'ho dedicata a un quartiere di Napoli che amo moltissimo e che ho tra l'altro anche esplorato e passeggiato un po' con Jessica Morlacchi l'anno scorso, i quartieri spagnoli. Allora, la domanda è la seguente: quale di questi film non è stato girato nei quartieri spagnoli di Napoli? Dove guardo? Rispondo comunque gli affetti stabili. Pure Memo, eh? Anche Memo. Sì, guarda. Okay. Le alternative sono Operazione San Gennaro, Le quattro giornate di Napoli, Matrimonio all'italiana oppure Divorzio all'italiana. Pino, tu dillo alla fine. Lo dirò alla fine. Perché loro tu lo sai. Beh, ma dai. Loro si consultano. Serena. Jessica, che dici? Ma certo, ma te lo dico io qual è. Dai, dillo, Jessica. Ma certo, questo è facile. Operazione San Gennaro. Prego. Operazione San Gennaro. Beh, tu pensi che sia un trabocchetto, quindi San Gennaro, Napoli, quindi vi sto ingannando. Certo. Ma certo che è facilissimo. Ma dai, questo è proprio facile, facile, ragazzi. È facile. Basta cambiare regione. Prego. Natalia ha detto Matrimonio all'italiana. E anche Natalia ha un po' le idee confuse. Memo, qual è la tua opinione? Ma la mia opinione è inevitabile. Divorzio all'italiana. Allora, Pino. Beh, che gli è successo oggi a Memo? Quindi? Certo, è divorzio all'italiana. Divorzio all'italiana. Divorzio all'italiana. Marcello Mastroianni e Stefania Sandrelli, girato invece in Sicilia, in varie località della Sicilia, un posto fittizio che si chiamava Agramonte. Tutti ricordiamo il tema del delitto d'onore che in Italia in maniera incredibile è stato abolito solo nel 1981, ma soprattutto ricordiamo la scena finale di Divorzio all'italiana. Questo non è uno spoiler, Serena, perché è proprio un cult. È la scena di lei che finalmente loro si riescono finalmente a sposare, ma lei, mentre bacia Marcello Mastroianni sulla barca, allunga la gamba e fa pierino, come sta facendo adesso Serena. Ecco, Davide. Sicuramente Davide vorrà inquadrare te che fa piedino. Fa piedino Stefania Sandrelli, fa piedino al timoniere. Esatto. E quindi viva Napoli sempre. Va bene, l'ultimo messaggio per Enzo è di Rocco Hunt e poi ci ritroviamo tutti al pianoforte a cantare, tranne me che con la mascherina evito di fare, diciamo, danni. È impossibile dire un solo pensiero sulla figura del maestro Enzo Avitabile, ce ne sarebbero milioni di cose da dire. Un artista che ha sempre amato le contaminazioni, ha sempre amato crescere, e cosa posso dire? Dal mio punto di vista personale, lui ha collaborato con Africa Bambaataa, uno dei pionieri della cultura che io più amo, l'hip hop, e quindi si può dire che il maestro Enzo Avitabile è stato uno dei primi esperimenti rap in Italia, e sono onorato del fatto di avere una bellissima amicizia, un rapporto di amore reciproco col maestro, che, diciamo, ha visto la luce forse con il nostro primo pezzo insieme, A Verità, tratto dal mio album, appunto, che poi ho deciso di chiamare A Verità. Prima di Sanremo, del mio primo Sanremo Giovani, ero molto emozionato, molto teso. Ho questo ricordo bellissimo, andai a casa di Enzo e lui mi guardò negli occhi e mi disse semplicemente: Rocky, sta tranquillo, tu Sanremo vinci. È veramente andata così. Maestro, vi voglio bene, un bacione forte e ci vediamo presto. Si dà storia. Rocco, gli voglio bene, devo dirlo, ama la musica, oltre a fare dei grandi successi, ma ama la musica, ci vediamo per suonare, questo è molto bello. Bellissimo. Gli piace il linguaggio studiato. Remigi, Avitabile, cosa vi siete inventati? Cosa vogliamo rovinare? Quando la No. Ci dia un po' di volume. Allora, dobbiamo fare un omaggio a questo grande musicista. Io ho bisogno di un po' di volume. Qui ne abbondiamo con i volumi. Con noi, allora, un omaggio a Carosone, però a modo suo. La dobbiamo stravolgere un pochettino. Voi? Perché un po' di volume. È una sorpresa. Prova, ok. Ci siamo? Vai. Bello aglio, o sarracino, o sarracino, o sarracino, o sarracino, tutte femmine fanno amore, e belle facce, e belle facce, e belle core, e belle core, sape famore, e malandrina, e tentatore, e tentatore, tutte femmine fanno amore,
ma scende fuori sta giovane, mi sento per sopra buona che sti parte che non guardo l'ora e tengo un pensiero che voglio che arriva tutto quando questo pensiero è vivo. Ah, che educazione vuoi ispirazione, ora nel alfabeto non aiuta a scuola. E se non stai per te, non ci stai per scarpare, scarpare, scarpare canzone. Oh Sarracina, oh Sarracina, è bello voglio, oh Sarracina, oh Sarracina, tutte femmine fanno l'amore, e belle facce, e belle cora, sa per famore, è malandrina, è tentatore, femmine fanno l'amore. Muro, 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 non sapete niente, muro, 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 come ci fanno se muro, 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 cosa fanno molle, non muro, prendo un po' che muovete, 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 tutte ferme da qua innamora. Grazie. Grazie mille, grazie mille. Grazie, buon grazie, vento grazie, Enzo, ma grazie che meraviglia. Ma come fai a fare quella cosa grazie veloce? A voi. Scusami Enzo, come fai a fare quella cosa veloce con la bocca? Guarda, quella è, sono proprio testi, eh. Cioè? Sono testi. Un esempio. Semplici misericordia, Santa Maria Costantinopolo, che c'è la terra sangue Cristo, tu Maria Santana, Roma, tu. Semplici misericordia, Santa Maria Costantinopolo, o che c'è la terra sangue Cristo, tu Maria Santana, Roma, tu. Muro, muro, prete, non sapere niente, muovete, poi con meno treno, muro, come ci affogano questi muri. Curo, curo, questo fanno molle, muro, prete, che non può carire, muovete, poi come ci affogano questi muri. La gente in casa, questa si perissa veramente, avrissa, ora è un minuto che non muore, prende, capa, capa, muro. Capo, non ci capa niente di più, e al massimo, al massimo, dove, hanno capo, dove, in questi via, non muri, pulire, la città, cogne, non cambia, ancora, non capa, per me, fermo, non, mezzo, qua, ci muore. Ombre, come ti vuoi, sta prendendo un muro, voglio solo. Hai capito, serioso, hai capito? È improvvisato, eh! È totalmente improvvisato e voglio invitarvi tutti i giorni che apre la puntata Napoletano. Con un'altra del genere. Questo secondo me rilassa. È vero, è un mantra. Questo secondo me rilassa. Non ho capito perché non fate sedere gli ospiti. Vi rifate sedere, grazie, vi voglio bene. Enzo, sei il numero uno. Vi amo, grazie. Maestro, che grazie. E noi abbiamo maestro. Te. Nord, sud, è qui. Grazie. Chiamatemi, facciamo qualsiasi cosa. La prossima volta facciamo sì. Quando la felicità, non la vedi, cercala, cercala dentro. Sì. Una canzone che amo moltissimo, facciamola questa cosa. Avremmo voluto farla, perché facciamo la prossima volta. È sempre questo rimpianto, c'hai Memo, sempre una cosa che volevi fare e non hai fatto. No, ma ce l'ha dato, no, 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 esatto, voi avete dato la gioia a me, e grazie. Tu a noi. Ciao, salutaci ragazze, buon vento, grazie.